Ecco ragazzi, queste sono le mie, sono arrivate, adesso andiamo a provarle. Guardate, le salsicce forghielli della margherita col prosciutto cotto. Proviamo, facciamo il taglio, vediamo. Ecco, guardate qua. Ciao papà, grazie. Allora ragazzi, siamo a stazione di Reggio Emilia. Sto per andare, destinazione, chissà. Secondo voi dove sto andando? Andiamo al binario. Freccia rossa. Eccolo. Ragazzi, siamo in partenza. Allora, grazie a sé. Undici, eccolo. Siamo partiti ragazzi, Reggio Emilia, bye bye. Cos'è? Ragazzi, a Roma c'è il solito casino, guarda quanta gente. La cosa buffa è che il treno dovrebbe arrivare tra 5 minuti e ancora non si sa il binario. E non è che siamo a Reggio Emilia, qui ci sono 3.000 binari. Vabbè. Bene ragazzi, sono arrivato, finalmente sono arrivato alla stazione di... a Napoli ragazzi, siamo a Napoli. Grossissima la stazione, oh. Ok, vediamo se dovrebbe venirmi a prendere una macchina, vediamo. Ragazzi, siamo per le strade di Napoli, dei quartieri di Napoli. Quanti quartieri ci sono in circa della città? Sono 7 quartieri. 7 quartieri. Case Nuove, Piazza Mercato, quartieri spagnoli, Sanità, Forcella, Duomo, quartieri spagnoli, Monte Santo, Via Secca e Santa Lucia. Santa Lucia. Questo è Corso Garibaldi, no? Sì. C'è anche, passa anche il tram. Questo è il Palazzo Reale. Sì. Sono riuscito ragazzi. Ragazzi, sono arrivato. Ecco il Vesuvio. Ragazzi, ho fatto tutta questa strada per venire a mangiare la pizza da il miglior pizzaiolo di Napoli, che è Vincenzo Capuano. Sono molto molto curioso di provare questa pizza, che dicono ne parlano tutti benissimo. La location è meravigliosa, siamo davanti al mare, Piazza della Vittoria, fantastico. Bene ragazzi, siamo arrivati al tavolo, ci sono le famose forbici per tagliare la pizza. Questo è Vincenzo, più bello che mai. Vediamo il menù ragazzi, io comunque ho già scelto perché cioè, vorrei provare una margherita. Quando si prova una pizza a Napoli si prende la margherita, però siccome lui è famoso per la pizza contemporanea, ragazzi, caprese a Napoli, sono proprio curioso di provare la mozzarella. Ragazzi, ditemi se c'è un posto migliore al mondo dove si può mangiare la mozzarella. Mamma mia, la mozzarella di Napoli. Poi ho provato le crocchette di patate, guardate. Ho la fame ragazzi, mi mangio tutto. Ragazzi, croccantissima, cuore, cremoso dentro, come piace a me, la paura. Ragazzi, gentilmente mi hanno fatto entrare in cucina per vedere le pizze, guardate. Ero proprio curioso di vedere come si fa la pizza contemporanea, che ovviamente è una
preparazione diversa, che è la pizza ovviamente a ruota di carro. Queste sono appena fatte. Ecco qua. Queste sono le mie pizze, ragazzi. Allora, mia figlia ha scelto quella al prosciutto cotto, la margherita col prosciutto cotto, e io invece ho scelto salsicce fraglielli, che è tipica pizza napoletana con i fraglielli, no? Sono tutte contemporanee. Qua sono contemporanea. Qui sono contemporanea. Guardate, la mozzarella è messa a pezzettini così, un tagliata. Il forno rigorosamente a legna. Il nostro amico, eh! Ecco qua, queste sono le mie, adesso le mettiamo a forno. Perfetto. E dove sta la mattina? Perfetto. Quanto ci vuole? Un minuto, no? Stanno arrivando, ragazzi. C'ho una fame, mangiare tu. Rigorosamente il fior di latte di Napoli della latteria Sorrentina. Ecco, ragazzi, queste sono le mie. Sono arrivate, adesso andiamo a provarle. Guardate la salsiccia fraglielli della margherita col prosciutto cotto. Proviamo, facciamo il taglio, vediamo. Ecco, guardate qua. È importante, facciamo subito vedere questa parte qua. Guarda. Guardate, sembra pieno, in realtà c'è dentro dello spazio di aria. Quindi, ragazzi, questa è una pizza contemporanea, facciamo il taglio. Tagliato, facciamo l'assaggio, il famoso assaggio della pizza. Guardate qua. Allora, Vincenzo mi ha detto che la pizza non deve essere gommosa, la struttura è importante. Guardate qua, ragazzi, è veramente buona, mamma mia. Mamma mia, spettacolare.